Le radici di Luxurias, Lost in Last, che nasce come corto e che poi è diventato uno spettacolo, sono varie, diverse, variegate. Una radice è letteraria e forse potremmo considerarla la radice letteraria per eccellenza, almeno per noi italiani, perché è la radice della nascita della nostra lingua e quindi della nostra cultura, cioè Dante Alighieri. Uno spunto è stato il quinto canto dell'Inferno, l'episodio di Paolo e Francesca, la bolgia dei lussuriosi. Ma altre radici sono le tematiche che ho cercato di indagare in questo corto, che sono quella del femminicidio, che mi interessa come donna oltre che come artista, e quella della lussuria, fra mito e contemporaneità, cioè allora, nel passato, come adesso, nella contemporaneità. E sono stata attratta da questo personaggio, Francesca Dreammi, sia da quello storico che da quello immaginario, perché è uno di quei personaggi, a mio avviso, dall'effetto Gioconda, che si presta a varie interpretazioni, che è stratificata, e che quindi, in virtù di questo, offre tanti spunti per spunti drammaturgici e registici. E, per costruire questa trama, questa storia, che poi è altro rispetto allo spunto, perché è la storia di una donna che attraverso un percorso di regressione ipnotica scopre le proprie origini, le proprie radici, abbiamo apertamente citato alcuni autori che si sono ispirati, alla storia di Francesca, che sono Dante, Tchaikovsky e D'Annunzio. Per quanto riguarda la matrice, la radice artistica, personalmente io amo molto la pittura e quello che accomuna me e Filippo Bruschi è l'amore per il mescolamento di fonti alte e basse, colte e popolari. Filippo Bruschi è anche collaboratore alla drammaturgia, coautore, e ci accomuna anche la passione per le lingue, per i dialetti, perché hanno una musicalità che si presta ad essere utilizzata anche a livello interpretativo. Personalmente, e l'ho fatto anche come artista, mi sono sottoposta a qualche seduta di ipnosi, non solo per curiosità personale, ma anche per capire come strutturare questo testo e come potesse agire, sentire una donna che ha fatto delle scoperte sotto ipnosi.